Agrigento, al Teatro Pirandello, su iniziativa dell'Ordine dei Medici, è stata celebrata la giornata del medico tra un dibattito sui temi della sanità, la premiazione dei medici con 50 anni dalla laurea, il giuramento di Ippocrate per i neo iscritti all'Ordine e performance artistiche. Bene, crolla il dottore Caravanza, la dottoressa Giambrone Cettina. È una bellissima festa perché daremo la medaglia d'oro a chi ha lavorato tanto per la sanità agrigentina e ha compiuto 50 anni di laurea e ai giovani che si sono iscritti per la prima volta all'Ordine. È un passaggio di testimone tra chi ha reso grande la sanità agrigentina e chi oggi avrà il compito di assicurare la salute ai nostri cittadini. Quindi quest'anno addirittura abbiamo pensato di una modalità diversa. Oltre a queste premiazioni ci saranno dei momenti culturali e musicali che renderanno ancora più bella questa nostra festa. Per quanto riguarda lo stato dell'arte del nostro sistema sanitario, non è un problema agrigentino, è un problema nazionale. Praticamente è quando si parla della chiusura dell'ortopedia ad Agrigento, ma si parla anche della chiusura dell'ortopedia del Trauma Center di Villa Sofia, di Castelvetrano e di altri, quindi è un problema nazionale ed è bene che il governo si svegli per dare una sistemata a questa nostra sanità, che era la migliore del mondo e oggi speriamo che possiamo lasciarla ancora ai nostri figli e ai nostri nipoti. Oggi festeggiamo l'ingresso nel mondo della professione dei nostri giovani colleghi e li accompagniamo con una testimonianza di lunga presenza attiva dei colleghi che hanno raggiunto i 50 anni di attività professionale e quindi in questa sorta di passaggio di testimone vogliamo trasferire ai giovani colleghi l'importanza di fare parte di un ordine professionale quale quello dei medici chirurghi e medici odontoiatri, perché l'ordine è un'istituzione di autogoverno della professione medica, che è una professione intellettuale e quindi in quanto tale libera, deve essere libera da qualunque condizionamento e da qualunque influenza esterna e ispirarsi solo agendo con i principi di scienza e di coscienza a cui siamo stati formati ed educati. La scienza, che è quella che abbiamo appreso attraverso le nostre competenze durante il periodo della nostra formazione universitaria, ma principalmente in quella che è la nostra volontà nel portare avanti come forma di educazione continua in medicina, a che le nostre conoscenze scientifiche siano sempre al passo dei tempi e poter offrire il meglio e sempre ai nostri pazienti che affidano il loro bene più prezioso, che è la salute. E quindi essere all'interno di quest'ordine deve avere anche consapevolezza che ci si muove secondo coscienza, e cioè dire come atto morale, essere capaci di distinguere ciò che è giusto da ciò che non è giusto nei confronti dei nostri pazienti. E pertanto all'interno del codice, all'interno del nostro ordine, vi è un codice deontologico che guida sul come deve essere ogni giorno messa in essere la nostra professione, secondo dei principi e delle regole etiche e nel rispetto dei pazienti, ma principalmente anche nel rispetto tra colleghi. E quindi a questi valori, a questi principi, noi oggi ci affidiamo come modello da emulare ai nostri giovani colleghi. Quindi grande festa, grande emozione, della certezza che anche loro fra 50 anni potranno essere a loro volta testimoni di cotante importante professione. È una cerimonia che annualmente facciamo per dare il benvenuto a chi esce da un percorso universitario e si appresta a svolgere un lavoro tra i più belli al mondo, e un grazie a chi per tanti anni, per il 50° di iscrizione all'Ordine dei Medici, si è speso sul territorio dando il meglio che la conoscenza professionale gli potesse consentire. Parliamo della sanità in generale, poi noi viviamo con un particolare trasporto d'animo la situazione locale ed è innegabile. Ma è un problema che incide un po' su tutto il territorio nazionale.
legato ai blocchi dei concorsi per decenni, legato alla mancato rimpiazzo dei medici che sono andati in quiescenza, legato alle non adeguate economie che il sistema sanitario riconosce ai medici, tra in Italia le compense economico per i medici è tra i più bassi dei paesi europei, circa il 50% in meno, è legato anche alle offerte che oggi il privato con andamento rampante riesce a dare. Questa è la situazione sanitaria, speriamo che la politica, chi deve gestire il percorso e il cambiamento della sanità rispetto al mutare dei tempi, possa risolvere questo grave handicap per il sistema sanitario nazionale. Anche quest'anno l'Ordine ha voluto rendersi partecipe di organizzare questa bellissima manifestazione, anzi a differenza anche degli altri anni abbiamo avuto un contesto del Teatro Pirandello che è sempre qualcosa di bello, bellissimo. Abbiamo premiato sia i nuovi iscritti, sono più di 100, con una notevole prevalenza femminile in questi nuovi colleghi che si accingono a svolgere il mestiere e la professione del medico, sia anche la premiazione dei colleghi che hanno compiuto i 50 anni di professione. Ed è molto bello vedere l'emozione sia di chi si accinge, sia di chi già ha dato. Chi ha dato cinquantenni di professione sono ancora più emozionati di quelli giovincelli che si stanno avvicinando alla professione. Come facente parte del comitato organizzatore di questo evento, insieme con i consiglieri Casà, il consigliere Gerardo Alongio, il consigliere Graceffa, siamo molto lieti di aver organizzato questo evento in una cornice splendida come quella del Teatro Pirandello per celebrare il nuovo arrivo di nuovi colleghi iscritti per quest'anno, che sono più di 150. È una boccata di ossigeno per la crisi sanitaria che per ora vede i medici veramente introvabili e irrintracciabili. Poi daremo anche consegneremo la medaglia d'oro a 6 colleghi che celebreranno il 50° di iscrizione all'Ordine dei Medici. Ci sono anche altri momenti clou della cerimonia, quali per esempio l'elenco nominativo dei medici che sono deceduti nel corso dell'anno 2023, e una tavola rotonda che affronterà problemi medici attuali. Speriamo che poter rinnovare ancora una volta l'anno 21 questo evento, e speriamo che siano sempre più i medici che si iscrivono all'albo e che possano contribuire a dare più ossigeno alla medicina e al territorio. Con grande piacere ho accettato l'invito che mi hanno fatto gli amici medici e il mio amico dottor Gerardo Longi a curare questa scaletta di questa cerimonia del Consiglio dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, che anche quest'anno torna a festeggiare i neo iscritti e a congiuramento di Ippocrate, e poi anche coloro i quali senior hanno già compiuto 50 anni di laurea. Abbiamo cercato, visto che siamo in un teatro, di dare un'impronta un po' teatrale introducendo dei momenti di intrattenimento. Ho voluto anche stimolare un po' i medici a parlare di questo, dell'aspetto della mancanza, della carenza di nuovi medici dovuta al fatto che c'è il blocco nazionale degli esami che impedisce a tanti giovani di poter accedere alla facoltà di medicina, e mentre poi noi siamo costretti a andare a cercare medici da fuori.
Beh, Totò, con tutto quello che dicono, carenza di medici, vero, scuole di specializzazione, difficile accesso, vero, però oggi al Teatro Pirandello sono tantissimi neoscritti all'albo dei medici e degli odontoiatri di Agrigento, questa è una soddisfazione, almeno, no? Che pensi? Caspita, è una cosa bellissima, perché trovare tutti questi colleghi in una volta, si parla di carenza, ma stasera o Teatro Pirandello avesse essere pieno dei colleghi medici, o forse c'è qualche infilato, non lo so, di sicuro noi stasera avremo modo di guardarci negli occhi ed è una di quelle rare occasioni in cui possiamo discutere anche della carenza di personale, e come dare risposte noi medici soprattutto, dovremmo prenderci la responsabilità del nostro operato, alle esigenze e ai bisogni della gente e delle persone. E quindi dobbiamo ringraziare l'ordine dei medici. Certamente. Ecco, di Agrigento e della provincia di Agrigento, con tutti i rappresentanti che ne fanno capo, perché questa è un'occasione importante per parlare di medicina, di assunzione, di laurea e del paziente. Comunque il paziente sta sempre al primo posto. Ma la cosa strana che mi pare strana, sai che è? Cacchiamo una nande tu. Chissà perché, ma tu che mestiere fai? Ma io non lo so, Cosa fai? Senti, io guarda. Ah, ma ci sarà anche la premiazione. Ah sì, certo. Quelli che hanno compiuto 50 anni di carriera. Ma tu ci arrivi a 50 anni? Stai bene? Sì, sto bene. No, poi ci saranno anche il giuramento di Ippocrate dei neoiscritti. No? Faremo una bellissima. Ti ricordi quando ci siamo laureati? Abbiamo messo la mano sul cuore e abbiamo giurato la deontologia, l'etica e la responsabilità. Quindi oggi prenditi la responsabilità di andare a celebrare questo evento insieme all'ordine dei medici. Lo sai che ti dico? E degli odontoiatri della provincia di Agrigento. Ma lo sai che mi richiami molto, non so perché, Ippocrate. Addirittura. Sei donna, tu, vero? Sì, ma Ippocrate era maschio, però sono dire. Ippocrate sono anche io. Vabbè. Ciao. Quando è iniziato c'erano le casse mutue. La cassa mutua artigiana, cassa mutua commerciante, cassa coltivatori diretti e via dicendo. Cioè erano assistenze che venivano date settorialmente da queste casse mutue, con magari prestazioni differenziate di una rispetto all'altra. Cioè, qualcuno forniva più prestazioni, altri di meno. Nel 1978, con la legge 806, fu creato finalmente il Servizio Sanitario Nazionale, con cui fu stabilito che in Italia tutti i cittadini devono avere un'assistenza uniforme, omogenea. Poi di fatto magari per motivi organizzativi o per motivi più svariati ci possono essere anche delle diseguaglianze da una regione all'altra, però resta il fatto che è comunque un'assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale che ci dobbiamo tenere caro, secondo me, perché nei momenti di bisogno grave il sistema sanitario è capace di fare interventi di altissima chirurgia come il trapianto di cuore a chiunque senza guardare reddito e nessun altro tipo di discriminazione. Sono molto emozionata, molto felice che l'Ordine abbia organizzato questa cerimonia che va a confluire sia la vecchia generazione che la nuova generazione di medici. È una bella cerimonia, anche se è una cerimonia appunto formale, abbiamo già giurato e molti siamo già in servizio come giovani medici, però è sempre bello celebrare il nostro lavoro, il nostro giuramento, ricordare che è un servizio, una missione molto importante che aiuta la collettività. Molti giovani colleghi che oggi siamo qui non abbiamo ancora completato il nostro percorso, che comunque non si completerà mai del tutto, attendiamo la specializzazione, molti già hanno iniziato, però è sempre bello ricordare e cerimoniare questi giorni. Penso che il numero chiuso in facoltà di medicina sia abbastanza limitante, però non è soltanto quello su cui si deve andare ad agire, ma si deve anche andare ad agire su quello che riguarda le specializzazioni, andare a capire che non siamo dei giovani studenti quando entriamo in specializzazione, ma siamo dei medici, pertanto è importante anche andare ad eliminare tutte le incompatibilità che sono presenti nel momento in cui si inizia il percorso di specializzazione, che poi si manifestano nel sistema sanitario nazionale, in cui si hanno molte carenze anche perché sono previste tutte queste incompatibilità per i giovani specializzandi.